Beato Carlo I d'Asburgo. A cura di padre Tiziano Repetto. Karl Franz Josef Ludwig, Hubert Georg Maria von Habsburg, Lothringen Este. Il 17 agosto 1887 Arciduca Karl Franz Josef nasce a Persenbeuch sul Danubio ed è battezzato dal vescovo Matthias Binder di Pölten 2 giorni dopo. 1893, su richiesta di Madre Vincenza, mistica e stigmatizzata, viene formato un gruppo di preghiera dal conte e la contessa Wallis, che sono amici della famiglia dell'arciduca. Il gruppo si dedica alla preghiera per il bene comune del giovane arciduca Carlo. Nasce la Lega della Preghiera, Gebetsliga. Il 21 ottobre 1911 l'arciduca Carlo sposa la principessa Zita dei Borboni di Parma a Villa Schwarzenau, presso Steinfeld. Il 20 novembre 1912 l'arciduca Otto, figlio di Carlo e Zita, nasce a Bad Hulz, presso Reichenau. Il 28 giugno 1914 l'arciduca Francesco Ferdinando è assassinato a Sarajevo, Bosnia. L'arciduca Carlo ha 27 anni quando diviene di nuovo erede al trono. 28 luglio 1914, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Il futuro imperatore Carlo, non appartenendo al Consiglio della Corona di Franz Josef, non partecipa alla dichiarazione. Il 21 novembre 1916 muore l'imperatore Franz Josef, in base alla legge della Casa degli Asburgo. Dopo la morte dell'imperatore Franz Josef, l'erede al trono diventa automaticamente l'imperatore d'Austria, senza necessità di cerimonia. Durante la sua ascesa al trono, l'imperatore Carlo afferma: «Farò tutto ciò che è in mio potere per bandire gli orrori e i sacrifici della guerra il prima possibile, per ridare al mio popolo la benedizione della pace amaramente mancata». Il 30 dicembre 1916, solenne incoronazione dell'imperatore Carlo a re d'Ungheria con la corona di Santo Stefano e la consacrazione a cura del primato d'Ungheria. L'imperatrice Zita è incoronata regina. Il 30 ottobre 1918 nasce un'Assemblea nazionale provvisoria. Si dissolve il Parlamento imperiale a Vienna, restano tuttavia i membri dei paesi austro-ungarici. Il Manifesto del Popolo dell'imperatore Carlo, il 16 ottobre 1918, promulga un impero di stati e nazioni, tuttavia rifiutato dall'Assemblea nazionale ceca, la quale dichiara la propria indipendenza.
11 novembre 1918. All'imperatore Carlo è presentato un decreto di abdicazione che conferisce il potere all'Assemblea Nazionale Provvisoria. L'imperatore rifiuta di abdicare in quanto Dio gli ha assegnato il trono in sacra fiducia. Novembre 1918. L'Assemblea Nazionale di Transizione forma la Repubblica d'Austria, distaccandosi da Austria-Ungheria. Febbraio 1919, luogotenente colonnello Strutt è incaricato dagli inglesi per proteggere la famiglia imperiale. Il 4 marzo 1919. La famiglia imperiale è mandata in esilio in Svizzera. L'imperatore Carlo continua a rifiutare l'abdicazione. Dopo la partenza viene emanato un decreto permanente che dichiara il bando della casa imperiale e la confisca dei beni personali. Pasqua 1921. L'imperatore Carlo tenta di restaurare il suo trono in Ungheria. L'ammiraglio Horthy, consigliere dell'imperatore, convince l'imperatore Carlo a ritornare in Svizzera. Ottobre 1921. Tentativo di una seconda restaurazione in Ungheria. L'ammiraglio Horthy tradisce il suo imperatore, catturandolo insieme all'imperatrice e confinando entrambi in un luogo sconosciuto. Il 19 novembre 1921, Carlo e l'imperatrice Zita arrivano alla destinazione loro esilio, Funchal, nell'isola di Madeira. Gennaio 1922, l'imperatrice Zita, nonostante le varie restrizioni, riesce a tornare in Svizzera per far visita all'arciduca Robert, operato d'appendicite. Al suo ritorno, passando per il Portogallo, le è permesso di riportare con sé gli altri figli a Madeira. Febbraio 1922. A causa della mancanza di soldi e a causa dei debiti, l'imperatore sposta la famiglia in una casa di villeggiatura umida e non riscaldata, offertagli gratuitamente dal proprietario. 19 marzo 1922, l'imperatore si raffredda durante una passeggiata per visitare Funchal. Per mancanza di soldi non viene chiamato un dottore fino al 21 marzo per effettuare una visita medica. Un polmone risulta infettato. E nonostante i dolorosi trattamenti, l'infezione si espande a entrambi i polmoni. Primo aprile 1922, alle ore 12:23, muore l'imperatore Carlo a soli 34 anni, dopo aver offerto la sua vita a Dio come sacrificio per il proprio popolo. Prima di morire, perdona tutti i suoi nemici. L'imperatrice rimane sola, senza soldi, madre vedova, con 7 figli, da 1 a 9 anni. L'ottavo figlio nascerà 2 mesi dopo la morte dell'imperatore.
5 aprile 1949, il Vaticano ha concesso la facoltà di svolgere il processo ordinario informativo a Vienna, sebbene Carlo d'Austria fosse morto nell'isola di Madeira. 7 maggio 1955, la Congregazione Sant'Uffizio ha dichiarato che nihil obstat alla causa di beatificazione. Il 12 aprile 2003, la Congregazione delle Cause dei Santi, presieduta dalla sua Santità Giovanni Paolo II, ha decretato le virtù eroiche del servo di Dio Carlo d'Austria, annoverandolo nell'albo dei venerabili. Il 20 dicembre 2003 è stato promulgato il decreto sul miracolo attribuito all'intercessione del venerabile Carlo, ultimo passaggio prima della beatificazione. Il 3 ottobre 2004, durante la solenne cerimonia in San Pietro, l'imperatore Carlo è stato proclamato beato da Sua Santità Giovanni Paolo II. Dio nostro Padre, donandoci il beato Carlo d'Austria, ci ha dato un esempio da imitare. Egli, in tempi estremamente difficili, ha svolto l'arduo compito affidatogli senza mai perdere la fede. Ha sempre seguito tuo figlio, il vero re. Ha condotto una vita in umiltà, amando sinceramente i più deboli e operando per la pace. Anche quando si è trovato in pericolo, si è abbandonato totalmente nelle tue mani. Padre onnipotente e misericordioso, per intercessione del Beato Carlo d'Austria, donaci una fede incondizionata, anche nelle situazioni più gravi, e il coraggio di essere ovunque, veri discepoli del tuo unico Figlio. Apri i nostri cuori ai più bisognosi e rafforza il nostro impegno per la pace tra le famiglie e tra i popoli. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.